tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa canotta che io ho deciso di chiamare canotta Young. Per cui la volesse realizzare, lo so, non è proprio il nostro genere, è molto forata, molto giovanile, ma infatti mi è stata richiesta da molti di voi che hanno nipoti e figlie e che amano questo genere da poter indossare sopra dei costumi e degli short. Però ho deciso che in realtà l'avrei potuto sfruttare anch'io sopra quei vestiti che solitamente indosso per andare in spiaggia. Quindi sapete, i classici vestitini con le spalline, questo a me si allaccia dietro, ma ci sono anche i classici vestitini corti con le spalline, molto easy, monocolore, che si possono ravvivare se vogliamo poi fare un piccolo passeggiata in centro o restare la sera a cena mettendoci sopra assolutamente soltanto questa semplice canotta. Per poterla realizzare io ho utilizzato il filato Magnum 5, che è il classico cotone titolo 5, ho usato questo colore che è un verde acido, e ogni gomitolo vi ricordo che è da 100 grammi e misura 272 metri, e potete usare tutti i colori a disposizione, ve ne sono talmente tanti che elencarli tutti sarebbe impossibile, ma c'è un bellissimo corallo, due tonalità di blu, uno più bello dell'altro, c'è anche l'antracite se volete optare per un colore scuro, se sotto volete indossare dei costumi, io mi riferisco alle vostre nipoti, ma anche per voi, perché comunque in spiaggia vogliamo restare anche noi belle giovani, quindi anche con sotto un costume bianco potete risaltarlo mettendoci sopra invece questa canotta nera o antracite. E per le amanti della sbrilluccico, passatemi il termine, potete usare anche il canna da zucchero Luxe, che ha al suo interno il lamè, quindi potete dar risalto maggiormente a questa canotta. Quindi come sempre io in descrizione vi lascerò sia il link al sito per poter acquistare il Magnum 5, ma anche il link che vi porta alla canna da zucchero Luxe. Per poter realizzare questa canotta, che comunque è una taglia S, io ho utilizzato un solo gomitolo. Per una taglia M vi consiglio due gomitoli, stessa cosa per una taglia L, perché per una taglia M del secondo gomitolo ne userete veramente poco. Se optate per il canna da zucchero Luxe, io vi consiglio 150 grammi per una taglia S, 200-250 per una taglia M, 250-300 per una taglia L, a seconda se la volete fare corta come la mia o un po' più lunga. Mi raccomando, se siete una taglia S ma la volete fare un po' più lunga, un gomitolo solo vi comunque vi basta, perché a me di un gomitolo mi è avanzato un pochetto, quindi se volete aumentare soltanto di 4 giri avanti e indietro la ce la fate. Se invece volete aumentare di parecchi giri, quindi farla molto più lunga, tipo quasi a vestitino da poter indossare sopra di fuson, allora in quel caso vi consiglio comunque, se siete una taglia S, di andare a comprare scusatemi, due gomitoli. E io ho lavorato sempre con l'uncinetto del numero 3. La lavorazione è veramente semplicissima, questo canotta si realizza in pochissimo tempo, quindi è un progetto che ho accettato di fare proprio perché in questo periodo sono molto indaffarata con dei progetti esterni da YouTube che spero di darvi luce il prima possibile. Ce n'è uno che mi sta particolarmente al cuore e spero di potervene parlare in maniera più approfondita fra una settimana, massimo due. E comunque, quindi potevo fare questa canotta molto semplice. Sono due pezzi, come vi dicevo, si parte dal basso, si realizzano le catenelle, poi si vanno a lavorare le strisce di maglie alte separate da catenelle. Io ho fatto 40 giri e poi ho fatto soltanto maglie alte qui in alto, e ho fatto la stessa cosa dietro. Ho poi unito i due pezzi qui sulla spalla e qui dietro e qui in basso, ottandoci un puntino. Però voi potete rendere la canotta ancora più particolare se invece di un puntino qua ci andate a mettere qualche bottoncino particolare, o anche, perché no, una bella spilla, qualcosa di particolare, un fiocchetto, quello che più vi piace. E come vi ho detto, naturalmente voi potete fare la canotta anche in maniera molto più larga, scusate, più lunga, e quindi naturalmente anche più larga. Io durante il video vi dirò comunque quanto dovreste andare a mettere in più rispetto a me se siete una taglia più grande, o se come me siete una taglia S ma qui avete molto più seno, quindi vi conviene farla un po' comunque più larga. Detto ciò, spero che anche questo bel progetto rapido vi piaccia, che desiate realizzarlo. Se è così, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial.
Per poter realizzare la nostra canotta io utilizzerò il filato Magnum 5, questo colore che è un, diciamo, un verde acido e che è il colore 458, e lavorerò con l'uncinetto del numero 3. Io farò due parti, quella avanti e quella dietro, e le faremo uguali, quindi non cambierà niente. Però per poter montare le catenelle io ne ho montate 85. Questa volta non c'è bisogno di un multiplo, perché noi andremo a lavorare 5 maglie alte all'inizio, 5 maglie alte alla fine e in mezzo le catenelle. Quindi potete metterne 5, 6, 2, 10, 3, 8, quante catenelle vi servono, però dovete fare in modo di arrivare alla vostra misura. Per misura questa volta si intende quindi il pannello avanti, dovete andare a misurare o i fianchi però solo sul davanti o il seno però solo sul davanti, perché dovete mettere tante catenelle da arrivare a quella misura. Quindi per capire, se i vostri fianchi davanti sono 40 centimetri, dovete montare tante catenelle da arrivare a avere 40 centimetri. E ripeto, non è assolutamente importante rispettare un multiplo. Per me, che sono molto piccola, 85 catenelle bastano, e vi faccio vedere subito come si realizza il primo giro, che poi è il giro che andremo sempre a ripetere. E vado a fare 2 catenelle che sono nostra prima maglia alta, quindi una e due. Salto la prima delle 85 maglie e catenelle, entro nella seconda e vado a fare una seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva e vado a fare una terza maglia alta. Vado nella catenella successiva e vado a fare una quarta maglia alta. Vado nella catenella successiva e vado a fare una quinta maglia alta. Come vi ho detto, io devo andare a fare 5 maglie alte all'inizio e 5 maglie alte alla fine. In mezzo dovrò fare tante catenelle quanto quelle che mi restano. Avendo fatto io 85 catenelle e 10 catenelle mi servono appunto per realizzare queste maglie alte all'inizio e alla fine, mi rimangono 75 catenelle, quindi io vado a fare 75 catenelle. Per chi ha messo più maglie, per esempio avete montato 90 catenelle, togliendo le 10 catenelle che vi servono per avere le 5 qui e le 5 qui, dovete andare a fare 80 catenelle. Giusto per capirvi, nella totale delle catenelle fatte togliete 10 catenelle che vi servono per fare appunto le 5 maglie alte all'inizio e alla fine, e il restante dovete ripetere le catenelle. Nel mio caso quindi adesso vado a fare 75 catenelle in questa maniera normalissima, quindi 2, 3, 4, 5, 6, continuo ad arrivare a 75 catenelle e poi faccio vedere come continuare il giro. Ho realizzato le mie 75 catenelle. Mi appoggio qui per fare in modo che la catenella venga diritta. Vedete, appoggiate in modo tale che la striscia di catenelle sia diritta e andiamo a concludere il nostro giro. Prendo il filo, riprendo il filo, le catenelle iniziali, vado nella quintultima, quindi 1, 2, 3, 4, 5, questa è la mia quintultima, e vado a fare la mia prima maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo la seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva, terza maglia alta. Catenella successiva, quarta maglia alta. Catenella successiva, quinta e ultima maglia alta. Ho terminato così il primo giro e, come vi ho detto, questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Io infatti adesso mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, scusatemi, questa è la seconda, vado sulla terza, quarta e quinta. E di nuovo vado a fare 75 catenelle. Una volta terminate le 75 catenelle andrò qui e farò le mie 5 maglie alte. Unica cosa tenete ben presente di fare: quando finite le vostre strisce di catenella, posate la lavorazione sul tavolo e fate in modo che la striscia sia diritta, e poi andate a fare le maglie alte finali, in modo tale che le strisce non si, scusate il termine, girino su se stesse. Stavo per dire un altro termine, però forse molti di voi non lo capiranno,
perché è un po' dialettale, quindi fare in modo che quindi le catenelle non si arrotolino su se stesse ma venga bella dritta, e continuiamo a fare questo giro per tutta la lunghezza necessaria. Questa volta si deve arrivare quasi all'altezza delle spalle, partendo da un po' da quanto volete fare lunga la canotta. Io voglio che mi arrivi a pelo pelo sopra i fianchi, quindi da sopra i fianchi procederò alla lavorazione fino a superare, ad arrivare quasi alle spalle, e naturalmente vi dirò quanti giri ho ripetuto. Voi potete fare la canotta anche più lunga, quindi che vi arrivi proprio ai fianchi, metà fianchi, fine fianchi, e arrivare quasi alle spalle. Quando stiamo per arrivare alle spalle vi faccio vedere come termino la mia prima parte della canotta. Ho ripetuto il giro per 40 volte, quindi dal basso verso l'alto ho ripetuto il giro 40 volte, e adesso devo fare dei giri senza più le catenelle da questa parte a quest'altra parte, perché mi serviranno per poter cucire questa parte con la parte dietro. Quindi vado a realizzare, dopo aver fatto i 40 giri, mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, e una maglia alta sopra ogni maglia alta. Farò questo per 2 giri, vedete? Adesso mi fermo facendo le mie 5 maglie alte, mi giro con la lavorazione e vado a fare un secondo giro. Farò solamente 3 giri, non mi serve molto fare molti giri, comunque ne farò 3 da questa parte, 3 anche dietro, quindi in totale sono 6 giri, e per far passare la testa vanno più che bene. E poi naturalmente unirò, cucirò queste parti per poter, come ho detto, unire la parte dietro dalla parte avanti. Quindi continuo così lavorando un totale di 3 giri sia da questa parte, poi naturalmente spezzerò il filo e farò la stessa cosa anche da quest'altro lato. Ho terminato la mia prima parte, la parte avanti. Come vi ripeto, io ho fatto 85 catenelle iniziali, sono andata a fare poi 5 maglie alte per ogni striscia, e ho terminato facendo 3 giri di 3 maglie alte da entrambi i lati, e invece qui ho fatto un totale di 40 giri. Adesso andrò a fare lo stessa cosa, quindi un pezzo identico che finirò cucendo poi le due qua sulle spalle, e poi vi farò vedere come unirli ulteriormente queste due parti. Allora, ho terminato le due parti, come vi ho detto sono andate a cucirla sopra con ago e filo, e sotto ho fatto soltanto un puntino qui di laterale. Se lo volete rendere ancora un po' più particolare, vi consiglio di metterci un bel bottoncino o di fare dei fiocchi con dei pendenti per rendere la nostra canotta ancora più bellina. Un altro consiglio che vi voglio dare è quella per questa volta di stirare la lavorazione in modo tale che, vedete, le catenelle, le strisce di catenelle vi vengano diritte. Le sistemate sul ferro da stiro, fate in modo che siano diritte e passate il ferro, mi raccomando ferro caldo però senza vapore. Se volete mettere uno straccio sopra è meglio, se non state usando il titolo 5, ma usando il titolo 5 non è necessario. Io tipo questa volta non ho messo una pezza scusate sopra, ma sono andata direttamente col ferro da stiro caldo senza vapore, in modo tale da rendere dritte le mie le strisce di catenelle. Quindi vi consiglio di fare la stessa cosa. Detto ciò, la nostra canotta è terminata.